Si accende il falò, ragazzi, e benvenuti in questa nuova parte di Outer Tale, che a questo giro giocherò con la tastiera, sembra, visto che per qualche motivo il controller è scarico. Che è strano perché dovrebbe essere carico, invece, magari a metà live provo a riprenderlo. Non riesco a capire se è centrato. No, ora lo centriamo. Eccoci qua. Vai. Starton, allora, sembra quasi una storpiatura di Metaton. Io volevo ricontrollare un attimo. Ah già, te tra l'altro mi dovevi dare qualcosa di importante. 432. Devo ricordarmi di tornare qua prima o poi. No, ma volevo rileggere i libri prima però. Come apro il menu? Ok. Keyring. Rusty Key non me lo dice. E poi ok, la chiave. Cos'è quello? Ah no. Pensavo fossero NPC, invece sono dei cespugli. Ok. Andiamo alla library. Come si chiamava il vecchio re? C'era un re precedente ad Asgore. Vabbè, sì, cose assurde. È Erbrot. È Erogot. Erogot si chiama, ok. Il re precedente era Erogot. No, ho sbagliato. Erogot, ok. Come faccio a ricordarmi Erogot? Beh, perché prima era Got e ora no, vabbè, questa è una battutaccia. Ah, quindi sei tornato per avere un appuntamento con me. Devi esserne parecchio serio al riguardo. Ti dovrò portare in un posto che mi è veramente speciale, un posto in cui mi piace passare un sacco di tempo. Ok, ci porta giustamente anche qua a giro per tutta la città. Qui ha letteralmente fatto il giro di tutta la città per tornare a casa. La mia casa! Ah, sì, il tavolo da cena. Un tempo tenevamo una roccia lunare laggiù. Ciao Antonio, ben arrivato. Fino a che un giorno non è sparita del tutto. All'inizio ho dato la colpa a quel maledetto canino, ma poi ho scoperto che Sans la utilizzava per testare il suo. Beh, il suo gadget in realtà anche utile. Wowie! E di che gadget stiamo parlando? Sai che cosa? Gliela darò. Ha genuinamente provato a sforzarsi nel fare qualcosa, anche se ci è costata una delle nostre preziose rocce lunari. Sì, e sta per sforzo, ok. È coperta in Stardust, quindi polvere di stelle, è commestibile. Ok. Qua hanno fatto lo stesso effetto, molto ganzo. Il lavandino è così alto che non ti puoi nemmeno lavare le mani. Impressionato? Ho aumentato l'altezza del mio lavandino. Adesso posso metterci molte più ossa lì sotto. Dagli un'occhiata. C'era Naughty Dog ma dorme. No, il cane! Oh, tu piccolo povero cane, cosa? Ecco, prenditi il mio attacco speciale. Ma come? Ma allora te le cerchi. Wow, lo adora! Sans! Hanno veramente cambiato tutto qui, va bene. Scusate. Ok. Smettila di impestare la mia vita con musica accidentale. Ok. Ah, interessato nel mio museo del cibo. Per favore, sentiti libero di osservare liberamente il mio show artistico culinario.
La metà del frigo è riempita di contenitori, tutti etichettati come spaghetti. Tra l'altro ce l'ho anch'io. C'ho due contenitori in frigo che hanno dentro spaghetti, perché sono i miei pranzi per domani e dopodomani. L'altra metà non contiene nulla se non una bottiglia vuota di soda all'arancia. Non sapevo che tu fossi un fan della caccia alla spazzatura. La dottoressa Alphys vorrebbe conoscere il tuo numero. È un cestino stellare. Ottimo frigorifero, non è vero? Ah, attenzione, la bottiglia è etichettata come proprietà di Alphys. Interessante. C'è una contenitore, diciamo, di quelli per le torte, quando le metti in forno, vuoto, dentro al forno. Mio fratello va sempre fuori a mangiare, ma recentemente ha provato a cucinare qualcosa. Penso che fosse un cheesecake. Non ne sono proprio sicuro al 100%. Ok. Oh, ma bellissimo questo remix di Metaton. Ma è il mio show televisivo preferito. Rimanete sintonizzati per un nuovo programma. Che cosa? Ma di solito è meglio di così. Questo è solo un brutto episodio. Non mi giudicare. Sì, sì, lo so, non ti preoccupare. Oggi non ci sarò per molto, probabilmente a guardarmi l'appuntamento. Non ti preoccupare, Antonio. Anzi, grazie per essere passato. Senti un suono pip 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 pip, non so come dirlo in italiano, all'interno del divano. Ci sono un po' di monetine dentro. Le vuoi prendere? Certo che sì. Hai trovato 10G. Stai veramente pulendo il divano per noi? Ah, è veramente incredibile la gentilezza che hai tirato fuori dal tuo cuore. Che generoso. Grazie. È un libro relativo alla geometria non euclidea, proprietà di Alphys. Diamo un'occhiata. Guardi dentro al libro. Dentro al libro di geometria c'era un libro di barzellette. Diamo un'occhiata. Guardi dentro. Ma dentro c'era un altro libro di geometria. Vediamo cosa c'è dentro. Dentro il libro di geometria c'era un altro libro di barzellette. Guardi dentro anche a questo libro. È un altro libro di geometria. Guardi dentro al libro. È un altro libro di barzellette. Ma quanto va avanti, scusami? Mi sa che non finisce mai. Basta. Hai deciso di non guardare, sì, sarà meglio. Benvenuto alla mia scenica casa. Nella mia scenica casa. Goditela e fai pure con calma. È una palla di cotone sporca con una serie di note sopra. Sansa, per favore, raccogli la tua palla di cotone. Ok. Non rimetterla laggiù, spostala. Ok. L'hai spostata di 2 microcentimetri. Spostala nella tua stanza. Ok. E non la riportare indietro. Ok. Ma è ancora qui. Non mi hai appena detto di non riportarla indietro di non riportarla alla mia stanza? Ah, lascia perdere. Quella è la mia stanza. Se hai finito di guardarti intorno, possiamo andare dentro e fare qualunque cosa facciano le persone quando hanno un appuntamento. Aspetta un attimo, papario, se non sono ancora pronto a calarmi le braghe. Aspetterò qua fuori. Ah, un'immagine classica. Mi ricorda sempre di quello che è importante nella vita. È un dipinto minimalista di un osso cartunesco. Ma qui la casa continua, tra l'altro, a destra. È chiusa, va bene. E di qua? Che bello, c'hanno il balcone, ma guarda che figo. Ti sei goduta la vista? Sì? Bene, era tempo che qualcuno lo dicesse. Sansa a malapena si prende il tempo di guardare fuori. Ma come? Posso rispondere anche di nuovo? No, ok, una volta sola. Vai, andiamo, facciamo il sexo paxo. Ok, andiamo. Anche è scappato in camera sua. Fammi entrare. Oddio, ma c'è un blaster. Ma poi il letto galleggia. Bellissimo. Una scatola piena di ossa. Ehi, quelli sono tutti gli attacchi che ho usato contro di te. Bei ricordi, non è vero? Mi sembra che fosse solo ieri, anche se in realtà è praticamente appena accaduto. No, tecnicamente è accaduto quasi 2 settimane fa, Papyrus. Se proprio vogliamo essere precisi, precisi, vicini, vicini. No, non ho visto niente. No, aspetta, voglio vedere tutto il resto della stanza. L'Outernet, giustamente, sono piuttosto popolare lì.
Mancano solo una dozzina di follower da avere un numero di follower che si conta a due cifre. Quindi è a meno 2. Il browser web del computer è aperto su un sito social, su un social, insomma. Vediamo. Ah, minchia, possiamo vedere tutto. Outernet, madonna, è brutto questo sito, va bene. Cool Skeleton 95. Meno 2 follower, sì. Cazzato. Sì, il poster del Gaster Blaster è incredibile. Questo account è posseduto dal grande Papyrus. Solo poster di grande qualità. Howdy. Condividi i tuoi pensieri. Aspetta, news. Breaking. Mew Mew Starfire è super schifoso. Source. Tipo, è solo vero? Ok, questi sono catti e bratti. Refresh message settings logout. Posso usare il mouse? No, non posso fare nulla. L'idea è molto carina, però. Napstablook 22, oggi. Ah, è per questo che non vado più online. Non succede niente di significativo. Pescheforte 91, ieri. Non lo dici tipo tutti i giorni, Papyrus? Che cosa? Ah, quello prima forse. Sempre ieri. Oggi è il giorno in cui finalmente catturerò un umano. Me lo sento nelle ossa. Ah, ok. Dice tutti i giorni, capisco. E sono sempre queste le cose, bene. La libreria è riempita di tomi complessi riguardo la creazione di puzzle e anche libri per bambini. Alcuni dei miei libri preferiti si trovano proprio su quella libreria. Come costruzione di puzzle avanzati per menti geniali, brillanti. E un altro dei miei preferiti? Peekaboo, cioè Bubusettete con Fluffy Bunny, con il coniglietto pelosetto. Ah, il finale mi prende sempre alla sprovvista. Prendi un libro. The cornerstone of a puzzle's interactive value is the player's affectation. Che cosa cavolo vuol dire? Il fondamento del valore interattivo di un puzzle è l'affettazione del giocatore. Direi che era molto semplice da tradurre. La tacita guida all'interno di ogni giocatore di esplorare, progredire e completare un certo compito. Un puzzle che sfidi e catturi queste motivazioni assicurerà che il giocatore rimanga concentrato sul compito fino alla fine. Rimetti il libro a posto. Ok. Vediamo cosa ci... No, non cominciare. Telegram, grazie. È una bandiera con un teschio minaccioso dipinto sopra. Non è bellissimo quel poster. Andai l'ha trovato. Su una... A parte, l'ha trovato dove? On a trash run. Cos'è una trash run? Però scusa, cosa vuol dire... Aspetta, cos'è trash run? In una corsa per raccogliere rifiuti. Se anche questo viene dal mondo reale, cioè dal... Sì, vabbè. Dal mondo umano? C'è qualcosa di strano? Ah, ok, aspetta. Aveva un teschio e delle ossa incrociate sopra all'inizio. Ma io ho pensato a qualcosa di meglio. Ok, l'ha modificato, questo ci sta. Una volta sola mi dice le cose. Un set di action figure con uniforme, mecciate e techie. Non so cosa vuoi dire. Ma non è una citazione forse questi cosi a... Queste action figure non sono una citazione a Star Trek? Perché non lo so, però il loro schema di colori mi sembra... Boh, forse mi sbaglio. Ah sì, l'action figure. Un grande riferimento a scenari di battaglia teorici. Ma perché ne ho così... No, ma come faccio ad averne così tanti? Beh, il re me l'ha date come regali. Un regalo che... What? Sofia the Great. Grazie per il follow e grazie per il petting. In 3 secondi esploso tutto. Eri preparata con tutte le cose. Grazie mille. E benvenuta, immagino, visto che hai lasciato il follow. Benvenuta nello spazio insieme a noi con Papyrus. Un regalo che vorrei veramente potergli ripagare. Ok. Un letto ipermacchina
strafigo, non so come dirlo. Yeah, Sofia, I speak English. Welcome to the stream, as I was saying. Quello è il mio letto. Se mai riuscirò a esplorare le stelle, mi piacerebbe viaggiare lungo un'autostrada interstellare. Statico tra i... Vabbè, sì, elettricità statica tra i capelli, luce delle stelle sulla mia pelle, vabbè. Ma ovviamente quello è solo un sogno. Quindi, invece, faccio i viaggi mentre dormo, giustamente. Fine, thank you. And how are you doing? And how did you find the stream, if I can ask you? Tra l'altro mi fa strano perché è la prima volta, ragazzi, io ve lo dico, spero non sia il solito, ok? Chi ha seguito soprattutto le live Dark Souls sa, ma speriamo di no, dai. Ho fatto anche il petting, Dio buono, quindi... mi fa strano perché è la prima volta che faccio la live in italiano, va bene, ma parlo in inglese... Ma sono in un contesto comunque più inglese che italiano, ovviamente, perché sono in Belgio e quindi devo parlare tutti i giorni in inglese per farmi capire dai miei colleghi. Questo l'abbiamo già visto. Qua, guardi dentro all'armadio. I vestiti che stanno all'interno sono stati freneticamente rimescolati. Non ti preoccupare, l'armadio non ha scheletri all'interno, a meno che io non mi stia cambiando, ovviamente. È certo. It's going fine, thank you, Sofia. Ok, andiamo a fare l'appuntamento con Papyrus. Pronto a iniziare? Che cosa dici? Sì. Ok, a inizio l'appuntamento. Dating start o. Abbiamo. Ah, 30 HP giusto perché abbiamo dormito, mi sa. Ma abbiamo preso tipo un sacco di danno. Ah no, però abbiamo dormito dopo. Sì, dopo lo scontro con Papyrus. Eccoci qui. Nel nostro appuntamento. Non l'ho mai fatto prima d'ora in realtà. Ma non ti preoccupare. La preparazione è il mio cognome non ufficiale. Bella animazione. Che cosa ho qua con me, ti chiedi? Una guida ufficiale agli appuntamenti che viene direttamente dalla libreria. Con questa siamo di sicuro passeremo un momento indimenticabile insieme. Vediamo un po'. Passo 1, premi C o CTRL per aprire l'HUD dell'appuntamento. Ok. Date K615.09, ok. Wow, mi sento così informato. Livelli di potere, velocità, mappa della galassia. Infatti penso che siamo pronti per il passo numero 2. Passo 2, chiedi di uscire. Omano, io, il grande Papyrus, mi piacerebbe fare un appuntamento con te. Cosa dici? Sì. Davvero? Wow! Immagino che questo significhi che è il momento del terzo passo. Passo 3. Mettiti addosso dei bei vestiti per mostrare che ti importa. E lui, ah, ma io sono già perfetto così. Aspetta un secondo. Bei vestiti. Quel campo di forza che hai intorno a te. Tu stai indossando dei vestiti in questo momento. E non solo ciò. Prima, oggi, stavi anche in quel momento indossando dei vestiti. No. Può essere vero? Tu volevi avere un appuntamento con me fin dall'inizio. Cosa dici? Esatto. No! Non mi ricordavo l'appuntamento così, era bellissimo, però mi sa che è molto simile a quello di Undertale ed è fantastico, era veramente divertente l'appuntamento con Papyrus. No, l'avevi pianificato fin dall'inizio. Potresti essere perfino migliore a fare gli appuntamenti rispetto a quanto io lo sia. No, la tua potenza dell'appuntamento. Niente. Ora ci fotte tutti i dati. Yeah, sorry. When I, because if I interrupt myself too often, I usually tend to lose the sense of the flow of the game. So I prefer to stop and reading the chat when there is a bit of relief, say. Yeah, I've played Undertale before. I don't know how to say this without sounding like full of ego, but I'm a ginormous Undertale fan, so I've played a lot of stuff related to Undertale, and I'm planning to do so also in the future, and this is actually part of this plan. I've played Undertale, Deltarune, Undertale Yellow, I've seen all the small fan games,
that there are out there, and played a lot of them. I follow Merg on YouTube. Now I'm playing Outer Tail, and then on a follow-up, I will play TS Underswap and Delta Traveler. I want to play Astromeda when it comes out because it said explicitly that it is inspired by Undertale. So yeah, you are totally talking to an exaggerated fan of Toby Fox, generally speaking, of Undertale and the Deltarune. It's been probably already 1 year since I've just done Undertale-related stuff on stream. Yeah, and that will be probably also the next year, since most probably in the next, I think, 6 or so months, Deltarune Chapter 3 and 4 will come out. Non pensare di avermi ancora battuto. Io, il grande Papyrus, non sono mai stato battuto agli appuntamenti, e non lo sarò mai. Posso facilmente stare al tuo passo, infatti, indosso sempre i miei vestiti speciali, sotto a quelli miei normali. Fai attenzione. Sì, è vero, lui viaggia sempre in maniera strana, con un sacco di roba addosso. Oddio, Stellar Dude. No, ma guarda. Fai tipo una tuta. Cos'è? Come si chiamano le tute fatte in questo modo? Oddio, non lo so. Però, cazzo, è un tipo di iconografia, diciamo, che ho già visto in alcuni film, più che altro americani. It rocks, ovviamente, Papyrus. No! Un complimento genuino. In ogni caso, tu non capisci davvero il potere nascosto di questo outfit. Pertanto, quello che hai appena detto è invalido. Questo appuntamento non può proseguire oltre, a meno che tu non riesca a trovare il mio segreto. Ma ciò non accadrà. Pantofole. Ma come ti strip? No, undefeatable! No, oddio! Questo drip potrà essere. Come lo traduci in italiano? Undefeatable, cioè non lo puoi sconfiggere, ma c'è fit di mezzo perché sono i piedi. Ma aspettarti un segreto qui è proprio irragionevole. Riprova. L'altro piede? No. Guanciali o no, non c'è segreto alle mie gambe. Solo duro lavoro e perseveranza, ma sei solo ossa, nemmeno pelle ossa. Riprova. Il pipo. Tra l'altro c'ha un cuore come cintura, tipo. Ah sì, il top di gamma dell'abbigliamento sportivo. Non troverai alcun segreto qui, però, perché non ho tasche in cui nasconderli. Riprovaci. My friends with Twitch. I just stream twice a week and that's it. Just to remove a bit the stress of the work and of the everyday life, let's say. Muoviti e ispeziona con zero. Capisco, capisco. Ti piace. Ti piace assaporare i miei guanciali da braccio con un cuore fluttuante? Ma a chi non piace? Prova ancora. Le spalle? Le mie spalle! Stai chiedendo per caso che ti prenda su di esse? Te le darei se non fossimo così occupati a fare un appuntamento. Ma eccoci qua, provaci ancora. Questa maglietta non dicevo originariamente Stellar, cioè stellare, ma io l'ho migliorata. Che cosa dicevo inizialmente? Boh. Consiglio di un esperto: tutti i vestiti possono essere migliorati in questo modo. Ma non è un segreto, riprova. Quindi è così che stanno le cose. Pensi che, grattandomi un po' il collo e chiamandomi un bravo ragazzo, good boy, via, non si può tradurre, io abbaierò e ti risponderò come un cane. Ma l'ultima volta che ho controllato era uno scheletro, pertanto riprova. Seriamente? Non ti racconterò certo il mio segreto. Dovrei provare. You will have to try a little harder than that! La parrucca che ho sulla testa? La parrucca sulla mia testa? La parrucca sulla mia testa? In effetti è molto significativa. Va bene allora. Ho
Hai trovato il mio segreto? Immagino di non avere altra scelta, ma ammettere la verità. È un regalo. Un regalo solo per te. Vai, aprilo pure. Cosa facciamo? Lo apriamo. Sai che cosa è questo? Sai che cos'è? Spaghetti. Esatto. Probabilmente è quello che stavi pensando, non è così? Giusto? Ma... Oh, così sbagliato anche. Questa non è la tua vecchia pasta, infatti. Questo è il lavoro di un artista. Di vino 87 sì, che... Ciao, beh, aspetta. Vada, riferisco tutto al presidente. È lei il presidente. Ah, sì? Allora so già tutto. Perfetto. Vabbè, si tratta di spaghetti che ho lasciato per un sacco di tempo a dilatarsi così che fossero più buoni. E poi preparati da me, Masterchef Papyrus. Umano, è tempo di finirla. Non c'è modo che questa cosa possa andare oltre. Mangiamo gli spaghetti insieme. Mangiamo. Prendi un piccolo morso. Sembra che tu stia russando a causa del sapore. È incredibile. Papyrus sembra essersi goduto il morso allo stesso modo. Che espressione passionevole. Devi veramente amare la mia cucina. Mi è uscito un voice crack incredibile. Beh, anche io lo facevo. Ma penso che tu l'abbia apprezzata perfino più di me. Ma questo è impossibile. Come hai potuto farlo? Ah! Come sei riuscito a farlo? Ah! No! Oddio. No, no, I don't want this to be my job, Sofia. It's just an hobby I have. Nothing serious as... Yes, but nothing serious. As Giacomo would have said in Three Men and a Leg. Cosa sto dicendo? Ciao Ben, ben arrivato, caro. Papyrus che fa il cosplay di Bravery, fogasi, esatto. Ah, soy milk, oggetto incredibile. Umano, sei pazzamente innamorato di me. Tutto quello che fai, tutto quello che dici, è stato fatto tutto quanto per il mio bene. Umano, voglio che anche tu sia felice. È tempo per me di esprimere i miei sentimenti. È tempo che io ti racconti la verità. Ora ci frenzona, come fa sempre. Umano, la verità è che tu non mi piaci nel modo in cui io piaccio a te. Romanticamente intendo. Voglio dire, ho provato molto duramente, cioè ci ho provato però. Ho pensato che siccome avevi flirtato con me, allora io ti dovessi un appuntamento. E poi al nostro appuntamento i nostri sentimenti sarebbero sbocciati. Sarei diventato in grado di raggiungere la passione che tu hai per me. Ma purtroppo io, il grande Papyrus, ho fallito. Mi sento proprio lo stesso di prima. E la parte peggiore è che, avendo un appuntamento con te, ti ho solo portato più in profondità nel tuo amore per me. Una oscura prigione di passione. Ma che veramente comunque la scrittura di Papyrus è veramente geniale ancora oggi. Cioè Toby Fox non so come faccia, però riesce veramente a crearti dei personaggi stupendi, meravigliosi, con cui vorresti passare le giornate a veramente non fare un cazzo, a non ragionare, a stare lì e divertirti, punto e stop. E questa è la grande forza di Undertale, tra le tante, ma una prigione oscura di passione da cui non c'è fuga. Come posso aver fatto una cosa del genere a mio caro amico? No, no, è sbagliato. Non posso fallire in niente io, umano, ti aiuterò in questi tempi bui. Io continuerò a essere il tuo amico più figo e possiamo dimenticarci che tutto questo sia mai accaduto. Dopotutto, anche tu sei veramente grandioso. Sarebbe tragico perdere la tua amicizia, quindi per favore, non piangere perché non posso baciarti. In più non ho nemmeno le labbra per farlo. Ehi, un giorno tu troverai qualcuno altrettanto grandioso quanto me. Beh no, quello non è vero. Che lui non può essere raggiunto ovviamente in termini di grandiosità, ma ti aiuterò a trovare il secondo migliore. Grazie Papyrus. Il micro riprodotto grazie a no, è il mio oggetto preferito della vita proprio. Io con Tori Realtis. Oh, e se tu dovessi aver mai bisogno di raggiungermi, ecco il mio numero di telefono. Sentiti libero di chiamarmi in qualunque momento. Platonicamente, ovviamente. Bene, devo andare. Bene, grazie Papyrus. No, andavo via davvero. Quindi, Papyrus, eh? In qualche modo sapevo che voi due sareste diventati amici.
Ah, questa è brutta però, eh. Qui hanno... Ah, qua hanno fatto il passo un po' più lungo. Vabbè, è un fangame che non è come Undertale Yellow, non ha le pretese di inserirsi in un canon o qualcosa. Cioè, quindi non è una critica questa, è solo un'osservazione. Perché già il fatto che Kara parli è assurdo rispetto al canon di Undertale, ma qua non lo stanno seguendo, stanno solo prendendo lo scheletro generale e ci stanno ricucendo addosso una nuova pelle, di fatto, una nuova storia. Perché Kara che ti dice, ho visto crescere quello scheletro qui è un po' strano. Visto che verosimilmente Sans e Papyrus non erano presenti. Cioè, non è detto, non si sa, però è possibile che Papyrus e Sans non fossero presenti nell'underground, in questo caso nell'outer ground, non lo so, nell'outpost, insomma, quando c'era Kara. Era sempre di buon esempio per quelli intorno a lui e per me. Peccato che non possa dirglielo io stesso, ma va bene così. Vedere che voi due andate così d'accordo fa sì che ne valga comunque più un sacco la pena. Chissà quante altre cose di questo genere ci avranno messo, no? Ma assolutamente, tra l'altro siamo nemmeno a metà gioco, perché metà gioco è scandita da, per quanto mi riguarda, metà rovine. Più o meno, quindi, perché comunque è vero che sono quattro zone principali più il finale con Asgore, perché New Home è abbastanza piccina come zona, però Outland è grossa come zona ed è grossa ed c'è anche il core in realtà. Sì, non sta seguendo il canon, infatti, va benissimo. Se vuoi ti racconto lo storytelling stamattina, è successa roba divertente, vai. È chiusa. Pa 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 pam pam pam. Ora aspetto ancora un po', poi vi dico una cosa, eh. Sono un po' birichino, ma poi vi dico una cosa. Qui non c'è più niente da fare, credo, a meno che non si possa entrare forse in camera di Sans per qualche strano motivo. No, ovviamente no. Quando è che si poteva entrare in camera di Sans in Undertale? Alla fine della Pacifist? Dopo il finale della Pacifist? Dopo essersi fatti giudicare da Sans nella Pacifist? Allora, ricordatemi che devo procurarmi tanti soldi e venire a comprare la chiave di Napstabrook. Quando avrò tipo 430 soldi. Ah, tra l'altro c'è uno schermo gigante, non l'avevo visto. Dovevi farti giudicare nella Pacifist, non so se anche Neutral, e poi uscire più volte senza salvare. Ah già, è vero, perché ti doveva dare la chiave. Sì, giusto. Mi sa che era solo nella Pacifist. Tra l'altro, cioè, come ha fatto la gente a scoprire quella roba? Perché non è per nulla intuitiva, proprio zero. Vabbè. Fermo. Che oggetti ho con me? Nessuno. Ma aspetta un secondo. Io tornerei indietro un attimo. Ecco. E andrei a prendere qualche oggettino di bollibile. Giusto un paio di oggettini. È possibile prendere un paio di oggettini con giro? Ok. Cosa c'è? Scusa, no, il computer chip no. Allora, fried snails quanto danno? 19, ok. E little dipper? No, infatti. Devo get good die allora. Perché Papyrus mi ha scopato l'altra volta. Conta che la gente è riuscita a scoprire la Snow Graveyard dopo 2 giorni. Sì, infatti, assurdo. Tra l'altro, quando usciranno i nuovi capitoli di Deltarune, voglio fare una follia. Voglio scoprire da solo o almeno provarci fino alla fine delle mie energie mentali, a scoprire da solo come triggerare le Snow Grave, diciamo, o quello che saranno dei capitoli 3 e 4. Non voglio guide a sto giro.
Perché non succede, non riuscirò probabilmente, se sarà, se sono cose anche solo poco simili alla Snowgrave, probabilmente non ce la farò da solo, ma ci voglio comunque provare perché non succede. Ma se succede che riesco a trovare da solo il modo di triggerarle, incredibile. Anche se ti devo dire, forse secondo me è più difficile quella roba di Sans. No, oddio, in realtà è discutibile come cosa, perché comunque con Sansa devi fare più volte la stessa azione e continui a fare finché ci sono dei cambiamenti, sì, in effetti. Però anche la Snowgrave è difficile nel complesso, secondo me, ma una volta che ti viene in mente l'idea che sei con Noelle, quindi forse puoi fare qualcosa di diverso, perché dici, ok, esploriamo i suoi moveset e le cose, e scopri che li puoi danneggiare per davvero i nemici e li riesci ad ammazzare, allora cambia la musica. Allora, ragazzi, io penso che se ne sia andata la nostra amica internazionale e posso dirvi una cosa, dalle domande che ha fatto, secondo me, non faccio il nome per non... perché se magari è ancora qua e mi sto sbagliando faccio una figura di merda, però i tipi di messaggi che ha scritto seguono un pattern che io ho già visto più volte. Secondo me voleva... cioè è una persona che tipo fa l'artista... e voleva sponsorizzarsi e vendermi le sue grafiche per il mio canale o qualcosa del genere, emote, cose del genere. Che per carità ci sta che la gente voglia sponsorizzarsi in questo modo, io però mi sono rotto i coglioni veramente, la gente che lo fa sempre nel solito modo, tra l'altro, perché fanno finta di essere lì, ah, affiliate, bello, stai facendo la live e cose, eccetera, partono subito in quarta con le domande personali su perché fai le live, per cercare subito di venderti la roba. Cioè... non lo so, un po' lame come roba. Infatti, se vedete, non ha più scritto messaggi poi dopo che ho detto che non volevo far diventare le dirette un lavoro. Cioè, non è una cosa sbagliata cercare di promuovere il proprio lavoro e di autopromuoversi, soprattutto quando si ha del talento, però, cazzo, trovate dei modi un pochino nuovi, perché questi sono triti e ritriti, veramente, cioè, fonderia, minchia. Cioè, è tipo la decima volta che cercano di sponsorizzarsi da me in questo modo. Yo, anche tu sei qua per vederla? Ah, lei è la più figa. Voglio essere proprio come lei quando cresco. Del vapore. Questa è una stella segnaletica, o del segnale, non so. Quando... stella segnale, chiamiamola così. Quando riceve un segnale, lo ripete più volte, va bene, ci sta, ok. Inizio del segnale. Scrubby toilet, no, della fabbrica, dell'equipaggio della fonderia. Ho bisogno che tu controlli il tubo per una perdita. Oh, ah, scusa, ah, sono un po' occupata al momento. Ok, chiederò a Raddi invece, non ti preoccupare. Beh, prego. Fine del segnale. Story time. La notte scorsa ho sognato che mi ritrovavo al lavoro, alle scuole, e mi accorgevo di essere uscito di casa senza occhiali. Mondo reale. Finisco il mio turno alle scuole e mi telefona mia madre. Cosa mi dice? Che lei al lavoro ha dimenticato gli occhiali a casa. Diventa sempre più difficile crederti bene quando racconti queste cose. Perché i tuoi sogni premonitori aprono una serie di implicazioni molto strane. Hai mai pensato di andare alla NASA, tipo, o all'Area 51 e farti fare qualche esame? Il giorno che sognerò numeri, il giocherò e diventerò miliardario. I miei genitori non si prenderanno un centesimo, così imparano a fidarsi dei miei sogni premonitori e a ridermi in viso. Esatto, sì, esatto. Io, essendo un uomo di logica, in teoria dovrei essere scettico, però, cioè, anche te non riceverai un euro. Esatto. Ero sicuro che sarebbe stato il follow-up. Io, essendo un uomo di logica, non ti dovrei dare retta, però è vero anche che dalle cose che mi hai raccontato è parecchio assurdo. È parecchio assurdo e quasi inspiegabile. Non lo so, prova, scusa, fai una seduta spiritica o qualcosa del genere. Sono veramente curioso di vedere come si evolverà la Snowgrave. Se è vero che ci sarà solo un finale, come farà Toby a combaciare le due route? Secondo me non ci sarà un solo finale, infatti. Cioè, la cosa che Toby ci sta vendendo cazzate. Perché è bravo, ed è bravo nel farlo, lui lo sa, e quindi lo fa apposta.
Non è vero che Undertale e Deltarune sono unrelated, così come non è vero che Deltarune avrà un solo finale, non puoi cambiare il tuo destino, perché il destino l'abbiamo già cambiato. E secondo me c'è un dialogo, uno specifico in particolare in Deltarune, che ti fa capire, cioè che fa capire in generale che in realtà il tuo percorso dovrebbe, per la trama del gioco, essere preimpostato, ma in realtà hai margine di manovra se sei abbastanza creativo. Ovvero il dialogo che becchi all'ospedale nel gioco per bambini delle biglie che scorrono negli assi, nei percorsi di legno, se hai finito la Snowgrave, dove quindi Berdeley è verosimilmente morto, dove dice che una delle biglie è uscita dai suoi binari. Per me quella è proprio l'allegoria perfetta del fatto che stai facendo qualcosa che non avresti dovuto fare e porterà delle conseguenze di qualche tipo, imprevedibili. Però ho predetto con un anno il film di FNAF senza che nessuno sapesse niente. Perfetto, sì, con un anno in anticipo. Però quello, sai, mi ci può anche stare, perché nel senso anch'io potrei raccontare di aver sognato un Mario e Luigi tanti anni fa che non esisteva. Che cazzo ne so. Però tipo mi ricordo una volta mi avevi raccontato che avevi fatto un sogno premonitore di tre cose che aveva a che fare con la Conad o con la Coop 4A e non mi ricordo cos'altro, e poi si erano rivelate bere il giorno stesso, tipo. E quello mi ha inquietato parecchio, ecco. Allora, perché non ha spiegazione, cioè. Il vapore. Però ho una domanda, scusa, te che te ne intendi di sogni? Non è tipo, io sapevo che è impossibile se si sognano dei numeri ricordarseli. Cioè non è una cosa che si... Io non ho ricordo di aver mai sognato dei numeri, per esempio. O del testo scritto. Si può sognare quella roba? Secondo me no. Però ci sta che mi sbagli. Il vapore caldo e denso, credo. No, damp è tipo umido. Sì, penso di sì. Emesso dal condotto della reazione, ti riempi di determinazione. Comunque sì, la ragazza non c'è più, quindi penso che stessi cercando di vendermi qualcosa. Ehi, ho sentito che sei uscito col mio fratello, il grande Papyrus. Beh, considera una grande vittoria. Che ne dici di celebrare l'occasione andando da Greenpeace? È vero, cazzo, me l'ho scordato di questa cosa. Essere entrato nel libro dei buoni, nella lista dei buoni di Papyrus, ti fa sì che tu ti guadagni un posto anche nella mia. Ah, bello. Benissimo, allora. Ma solo perché tu lo sappia, mi sto sforzando di allontanarmi dal lavoro. Mi costringo ad allontanarmi dal lavoro per te. Da questa parte conosco una scorciatoia. Veloce come scorciatoia, vero? Ehi, tutti! E ora vi immaginate il colpo di scena. Adesso arriva Sans da Undertale con Nightmare Killer e Xcara. E poi arrivano Ink Error. Tutti quanti e cominciano a fare Underverse. Arriva Xgastere. Madonna, tu così ti fa proprio. Oddio. Ti ricordo che ho segnato il codice Morse e quando ho ricontrollato nel mondo reale il testo era coerente. Sì, anche quello è assurdo. Però il codice Morse, non lo so, mi torna di più. Perché comunque sono simboli molto elementari in qualche modo, non lo so. Io però, per esempio, non ho veramente ricordo di aver mai sognato testi scritti in generale. Ehi, Sans. Ciao, Sans. Piacere, Sans. Ciao, Sansi. Una volta avevo sentito che avevi messo a ferro e fuoco il bar con un Grilby, penso, infuocato, cioè nel senso di arrabbiato, forse, non lo so. È vero? Nah, queste cose non fanno male per nulla. L'unica cosa che dà fuoco costantemente a questo bar sono le mie incredibili battute. Beh, qua lo apprezzano, beh. Amico, perché non vieni qua e ti siedi con me? Comunque Sans è l'unico personaggio di fiction e non nell'universo, almeno nel mondo, in cui è accettato ed è figo che faccia le freddure più tremende della vita.
Ops, fai attenzione a dove ti siedi qui. Qualche stramboide deve aver messo un cuscino pernacchione sul tuo posto a sedere. Dove noi tra l'altro non siamo a sedere, ma siamo in piedi, è bellissima sta cosa. Comunque, ordiniamo. Che cosa vuoi? Io voglio il Flaming Grilbis. Ehi, è molto buono. Grilby, penso che prenderemo due versioni infuocate di te stesso. Fiammeggianti. Mi trasportavo via. Sans, sì. Pettini i capelli, come sempre. Quindi, che ne pensi degli attacchi di mio fratello? Hard, cazzo. Raccontami meglio. Anzi, no. A chi lo dici? Una volta, dopo un giorno particolarmente lungo di revisione degli attacchi, Papyrus ha rivelato tutto quello a cui aveva lavorato fino a quel momento, e devo dirti che sono rimasto impressionato da ciò che ho visto. Forse un giorno potrò progettare un attacco tutto mio. Certo, Sans. Eccolo. Ecco che arriva la roba. Ma sono tipo davvero. Ma sei graduato il culo. Beh, in ogni caso, devi concordare sul fatto che lui vada ben oltre. Che cazzo vuoi? Gemini. Pazzito. L'ho tradotto male probabilmente l'ultimo dialogo, ma non importa. È un dato di fatto che questi attacchi siano che i design di questi attacchi siano un buon... oddio santo. Sono un buon esempio di... I suoi attacchi sono un buon esempio di... Attack design pattern, diciamolo così. Non troppo tempo fa, Papyrus ha visitato il capitano della Guardia Reale e l'ha implorata, la capitana, di farlo entrare. Beh, lei gli ha sbattuto la porta in faccia. Classica mossa di Undyne. Ma quando Papyrus è tornato indietro con i suoi design, i suoi schemi di attacchi, quindi diciamo, possiamo provare a dire in italiano, un po' di ore più tardi, Undyne è rimasta impressionata e ha deciso che gli avrebbe dato... Beh, diciamo che gli ha permesso di fare un allenamento da guerriero. Ah, sì, c'è qualcosa che volevo chiederti. Hai mai sentito parlare di una stella parlante? Allora sai tutto al riguardo, eh? La stella segnaletica, la stella segnale. Sono in giro per tutta la fabbrica. Una volta che ricevono un segnale, lo ripetono più e più volte. Che ne pensi? Beh, Papyrus mi ha detto qualcosa di interessante l'altro giorno. A volte, quando non c'è nessun altro in giro, una stella appare dai cieli e gli sussurra delle cose. Lo lusinga, gli dà consigli, lo incoraggia. Gli dà delle previsioni. Strano, eh? Qualcuno deve stare utilizzando le stelle segnale per fargli uno scherzo. E invece ora sappiamo che è Flavio, in questo caso... Come si chiama? Twinkie, mi sembra. Facci attenzione, ok? Grazie. Grilby, potresti passarmi la salsa a Yamok? Ha fatto installare quella cosa apposta per Sans, per caso? Quanto andiamo avanti, Fra? Ok. Deliziosa, ma... Va bene, Sans? Beh, mi troverai alla mia stazione. Ciao, Antonio. Buonanotte. Ciao, bello, e grazie di esserci stato. Ah, assicurati di portarti anche il cibo mentre vieni. Potrebbe servirti presto. Posso raccoglierlo? Qualcosa mi dice che questo barstool è molto speciale, non so cosa sia. Per quanto riguarda... Ah, lo sgabello del bar. Per quanto riguarda invece il cuscino pernacchione che c'è sopra... Ilbis ti ha suggerito di prendere il tuo cibo con te prima che lui lo butti via. Grazie, hai tenuto il framing Grilby. Quanto mi dà? 30 HP. Ok.
Sansa è una sentinella reale, ma non lasciare che il suo titolo ti freghi. Tutti lo sanno che lui se ne sta al limite della Oloforesta a leggere manuali di overcar o di macchine volanti, va bene. È sorprendente vedere Sans di nuovo qua dopo quello che è successo l'ultima volta. In realtà forse non è così sorprendente. L'ultima volta che sognai i numeri erano 7, 15, 27. Credo che fosse un sogno dove c'era una gran sfera nel cortile delle mie vecchie scuole elementari con un anello dorato attorno, e per aprirla la combinazione era ruotare l'anello dorato a sinistra. Due a destra, una a destra e una a sinistra. Aspetta una capsula aliena il 15 luglio 2027. Ok. Lo so che sei scettico, sei un uomo di scienza come Shujin e ti capisco, ma dall'altra parte ho fatto troppi predict nella mia vita finché possano essere coincidenze. Deve esserci qualcosa sotto. Ma per questo infatti ti dico, affronta la cosa con metodo scientifico. Cerca con degli esperti... What? Ho staccato il cuscino. Cerca di ragionare di questa cosa con degli esperti per vedere se c'è un senso a questa roba, se c'è una pseudo anche solo spiegazione. Da quando tu e Sansa siete diventati amici? Sono il più grande fan di quel tipo, davvero. Gli piace comparire qua senza muoversi. Giustamente, mi dovevo aspettare questo commento. Ok. Viviamo dentro la simulazione. E tu l'hai rotta, Fra, cioè... Avrei potuto capire se fossi stato Forà che rompe tutte le simulazioni, tutti i giochi, ma te, cioè, non sei Forà, come hai fatto a rompere la simulazione? Mi piace Sans, a volte ci dà da mangiare pezzi di cibo, cioè scarti di cibo da sotto al tavolo. Dove sono? Ah, ok. Cavolo, speravo che Sans venisse ad accarezzarci sulla testa. Sansi, torna a sederti con me. Tutto è così divertente quando sei qua in giro. Questa ha bevuto un sacco. O questo, non lo so. Non lo so, onestamente. Sans è un cliente abituale, fin dal primo giorno. Ordina sempre i peggiori oggetti dal menù e non paga mai il conto. Ma siccome attrae qui così tanti altri clienti, Grillby gli ha perfino dato... sì, lo spara robe, penso. Che cos'è uno Yamok in ogni caso, infatti? No, stavo pensando se al contrario vorresti dire qualcosa, ma non mi pare. Grillby ha detto che lascia che Sans mangi a gratis solamente perché porta dentro altri clienti. Non posso che essere d'accordo. Sans sicuramente sa come farti ridere, eh? È una buona cosa. Quello scheletro praticamente paga il conto qui. Regolare, cliente regolare? Chi io? No, sono semi-regolare. Ok. Ho fatto lo step successivo e sono sceso a livello superiore di conoscenza. Esatto, te hai già resettato la run, ma non te lo ricordi. Cioè, solo questi sprazzi di memoria che ti compaiono nei sogni. Ok, ora possiamo proseguire. Fonderia. Non molto sicura a camminare così in mezzo al nulla, ma insomma. Grazie per avermi accompagnato, amico. Sono felice che abbiamo potuto scambiare quattro chiacchiere. Forse più tardi potremo andare fuori a cena. Eh sì, eh. You will be dead where you stand. Minchia, qua davanti Scrubbington compare. Ok. Scrubbington, attacco 18, cosa? Difesa 5. Questo umile germofobo vuole pulire l'intera galassia. Scrubba the Dubs Toilet.
In realtà i nemici sono Skip di Toilet o la Long. Sal di detergente. Faccio una battuta. Racconti una battuta riguardo un pezzo di spazzatura spaziale arrugginito. Ah, non ci posso credere. Scus. Non era l'intenzione. Az. Affanzins. Clean. Chiede a Scrubbington di pulirti. Scrubbington salta in giro eccitato. Verde significa pulito. Ovviamente non mi cura. Ah, fanculo! Scrubbington si chiede se la polvere di stelle sia sanitaria. Sia pulita, credo, quindi. Flirt. Ok, lo accarezzi gentilmente. Scrubbington è lusingato. Oh, oh! Oh, porca. Piri piri piri. Fai attenzione ai cani dormienti. Musica? Minchia, ci pensi, saltasse fuori che la mia vita è un loop e i miei sogni sono solo rimasugli distorti di ciò che è successo prima, non so come reagirei. Quasi sicuro impazzirei totale, probabile. Tanto godo che il film Skip di Toilet sia stato lanciato per motivi di diritti. Davvero? Io non, cioè, so solo il nome di quella roba, quindi figurati. Ah, la lore. La musica è tornata. Perché gli umani ci hanno attaccato? Sembrava che non avessero niente da temere. Gli umani sono incredibilmente potenti. Ci vorrebbe l'anima di praticamente tutti i mostri solo per riuscire ad equivalere, ad eguagliare il potere di una singola anima di un essere umano. Ma gli umani hanno una debolezza. Ironicamente, è la forza delle loro anime. Il suo potere permette loro di persistere al di fuori del corpo umano, anche dopo la morte. Se un mostro sconfigge un umano, può prenderne l'anima. Un mostro con l'anima di un umano diventa un essere cosmico con un potere inimmaginabile. Questi dialoghi a me hanno sempre fatto venire i brividi. Veramente sono molto semplici, vanno dritti al punto. E cazzo se ci riescono bene, ti fanno veramente capire in modo molto semplice e diretto la questione. È un'illustrazione di una creatura spaziale sconcertante. C'è qualcosa che non ti piace riguardo a questo disegno, che so, non mi ricordo dove l'avevo letta sta cosa, ho sentita, che dovrebbe essere un foreshadowing di Omega Flowey, questa cosa. Oh, what? Oh, questo? Questo cane sembra star dormendo, eppure la sua posa, diciamo, è quella di uno pronto, assolutamente pronto alla battaglia. Non ho capito la battuta. È tenuto la tuta da volo. Equipaggiamola. Florette 17. Ah, c'è, abbiamo proprio il menu del flirt, ok. 18 su 20. Ok. Anche quel cane era un amico scartato di Undertale base. Ah, sì, è vero. Ora che me lo dici, sì, qualcosa mi dice. Non mi ricordo dove la... Questo era nella... Non nella guida, nell'artbook ufficiale di Undertale, può essere? C'è un pezzo di cheesecake qua con una nota attaccata. Non potevo proprio sopportare la responsabilità. Beh, qua è esplicito quindi che sia quello che aveva fatto Sans, ma non è mai stato esplicito. Io non ho ancora capito di chi è la quiche in Undertale. Troviamo anche la wiki, ok. È tenuto il cheesecake. E di là non ci si può andare. Questa musica è meravigliosa. Figa. Buongiorno. Pareva. È
Eccoci qui. Sì, mi sa che era nell'arco comunque. Doge ti assale. Struz, che è uno struzzo. Cos'è struz? Ti monta addosso. Montanti. Doge. Attacco 14, difesa 10. Si pronuncia Dosh. Jace soffice, ma non so. Vabbè. Membro della squadra d'elite. Il capitano ci ha avvisato del tuo arrivo. Ah! La madonnina. Suggerisce a Doge di farsi una doccia. Ma non era nel mood. Era lei. Pertanto è da un sacco che faccio la guardia. Fai attenzione, è piuttosto sporco qui. Oh, la madonna, la madonna. Offre a Doge di fare una, di accompagnarla per una passeggiata, ma non ha una ragione per farla. Ma noi siamo membri di squadra d'elite, immagino. Dobbiamo adattarci a qualunque situazione. Oh, madonna! Alla fanculas! No! Che sapevo io! Ma sono difficilissimi sti fatter di attacco! Ma vaffanculo, ma cosa vuol dire? Pazzito tutto? Ok. Ma cosa vuol dire? Ma sono tostissimi. Certo. Oh, questo sapeva quasi di scriptato, come funziona. Clean. Vai. Vediamo se con 30 HP mi riesce meglio. Sempre che ci arrivi. Ah! Lo sapevo io. Ah! Mi jump scare di Outer Day. Ok. Il gioco è esploso per un momento. Sì, esatto. La Kish credo fosse effettivamente Sans Papyrus. C'era un dialogo in game, non ricordo dove, te lo diceva. Se lo ritrovi mandamelo per favore, perché io mi ricordo solo interpretazioni dei fan a riguardo. Bene, riparte questa mini boss fight. Non mi vedrai, invece non ho visto. Porva. Pet. Cerchi di accarezzare Doge, ma non riesce a raggiungerla. Ok, godo. E una volta che sei attacchi, determination. Che devo fare? Curarti con Doge. Doge fa del suo meglio per resisterti. Beh, le altre azioni non fanno nulla, quindi. Ok, anche questo l'ho capito, in realtà non è male. Attenzione! Ora le abbiamo suggerito di nuovo di farsi una doccia e dice che apre un tubo dall'alto e arriva l'acqua. È fredda, ma non sembra che le importi. Presto però l'acqua si esaurisce. Doge si rilassa un po'. L'attacco di Doge si abbassa. Ah, che piacevole. Doge è tutta bagnata. Ok, detto così suona malissimo, ma non importa. Ti offri di portare Doge a fare una camminata. Ok, ti segue. Marciate all'unisono. Questo continua per un po'. Ma a un certo punto Doge si stanca di questo esercizio frivolo. Ti segue indietro alla zona di pattuglia e si rilassa un po'. L'attacco diminuisce ancora. Niente, batte una bella passeggiata. Posso adesso accarezzarti? No. Hai camminato ormai da un po'. Quanta stamina hai? Yalalalalala. L'ha
puzzette una. Doge fa un respiro profondo. Doge non può sopportare ancora a lungo, non può resistere ancora a lungo. Sì, vabbè, Sans. Ma che è? Ma che cazzo vuol dire? Merg, dammi la forza. Doge si chiede le motivazioni dietro le tue avance. Raccogli tutto il tuo coraggio e chiami Doge una piccola munchkin, non so cosa vuoi dire. Arrossisce. Ok, non ha più modo di nascondere quello che pensa. Molto imbarazzata, Doge scappa dalla scena. Beh, è andata meglio di quanto sperassi. Me la conta come flirtata, vero? Credo di sì. Oh well. Oh, oh, oh! Ma what? Oh, what? Sposta i piloni per guidare il laser nel ricevitore. Poi premi l'interruttore. Scusa, dove deve arrivare? Il receiver sembra questo, tipo, ma non lo è. Cosa sto sbagliando? Ah, ma... Oh, che figo! Come hanno fatto a considerare questa tridimensionalità, scusami? The Kishis and Sanses. There's a pie tin in the oven in their house, and Papyrus says the quiche he made was filled with some sugar in non-egg substance. The menu quiche description is a psychologically damaged spinach and egg pie. Ok. Questo da dove l'hai preso, scusami, da Reddit, tipo? Reddit, sì. Non è di Sans, quindi, però dice. Quindi di chi è? Misteri. Ma scusa, la wiki che dice? Oh, damma. Questo dovrebbe essere facile, in realtà. Tutti i piloni devono essere dati nella soluzione del puzzle. Ah. Lol, it ok. Ah, perché ti dice in cosa sono allineati, ok. Come? No. Questo era l'unico che andava bene, in realtà. Ok. Topperia. Secondo me non lo sapremo mai. È possibile. O lo scopriremo in Deltarune. Il boss finale è l'autore della quiche. Ed è Gaster. Oh! No! Il segreto era la quiche. Segnale a inizio. Ring ring. Ehi, bambino. Volevo solo controllare come sta andando il tuo nuovo negozio. Ho sentito che stai andando piuttosto bene. È difficile per me poter parlare in questo momento. Fine del segnale. Qua devo ricordarmi di tornare indietro all'ultimo secondo perché mi sa che arriva Twinkie. Inizio del segnale. Ah? Qual è il problema? Non lo sai? Aspetta, è quella minaccia. È il tipo che se ne va in giro a vendere bistecche, non è così? Che cosa farò adesso? Shh, va tutto bene, bambino. Quel negozio ha una porta sul retro. Davvero? Tanto sappiamo che il boss finale di Deltarune non è a... Allora, è il festival della gelatina. Quello di destra è finto. Gelatina? What? Che bella conversazione. Sì, muoviamo i fianchi. Sexy, Gico. Quell'altro è il mostro, vero? Mi sa. Ah! Ah!
check. Gelatine, attacco 18, difesa 18. Not a squash to be heard. Ok. Flirt. Muovi i fianchi. All'improvviso. Oh! Oh! Oh, madonna! Ma che è sta fisica? Gelata è tutta sola adesso. Handshake non ha le mani per farlo, credo. Sit non penso le piaccia. Non siamo con se roba esterno. Topol che vuol dire? Non lo so. Però non l'ho ancora indebolita a sufficienza. Appa! Pipipipa! Rappa! Bomba bimba! Vuole trasportarmi. Ok, allora mi siedo. Ti siedi sopra gelata. Gelata adesso sente che di essere stata utile per te. No! E vabbè, però sei uno stronzo. Sì, molto stronzo. E che cazzo? Ma non si può schivare! Devo mangiare qualcosa. Che devo fare? Oh, ma basta con questi attacchi! Ma non si può schivare! Ti prego, abilità. Grazie. Flirta! Sì! Fa un giro incredibile, tipo tornado. E boh! Pappagallo, e poi sei proprio uno scortese! Ciao bella, skill issue. Beh, possiamo andare avanti. Inizio a insegnare. Wow, questa porta porta a un balcone che sta là fuori. Giuro sulle stelle di non aver mai visto. No, giuro che non, le stelle non hanno mai brillato così tanto. Deve essere una distorsione del campo o qualcosa del genere. Prenditi un minuto e goditelo mentre puoi. Vieni a insegnare. Aspetta. No? Oh, grazie. Puzzle sui piloni, stelle segnali e vintage Vans, condotte in reazione vintage. Queste frivolezze. Sì, vabbè, queste d'accordo. Le scale alla marinara erano appena anacronistici, ti riempiono di ispirazione. Bene. Oh! Ah, madonna, che design ha Undyne? Oh, ciao Undyne, sono qua con il mio report quotidiano. Riguardo all'umano di cui ti ho parlato precedentemente oggi. Ah? Se l'ho combattuto? Sì, ovviamente. L'ho combattuto valorosamente. Che cosa? Se l'ho catturato? Beh, no. Voglio dire, ci ho provato moltissimo, ma alla fine... Che cosa? Prenderai tu l'anima dell'essere umano? Ma Undyne, non devi distruggerlo. Cerca di capire. Vedi? Io non lo capisco. Ti aiuterò in ogni modo che posso. Ciao, Monster Kid. Yo, eccola là! Aspetta, tu sei un umano, non è così? Buongiorno. Corri! What? Ma poi scusa, stava sollevando, what the fuck? È tipo il meme, quello del ragazzo che corre e c'è il fantasma dietro. Phew. Ah, puoi mettere i piedi fuori dalla piattaforma adesso. Ok. Dov'è andata? C'è poi modo di fare backtracking, vero? Ehi, vieni con me. Ah. Oh, ma vola! Ma c'è il razzo nel culo! Psst, penso che possiamo... Ma è diventato Metal Gear Solid? Penso che riusciremo a passare senza farci scoprire. Vieni con me. È animato troppo bene il ciuffo in testa. È buio. Ma dobbiamo continuare a muoverci in avanti. Wow.
cos'era quello? Ma porca... Ma non si può evitare, scusami. C'è troppo poco tempo di reazione. Ah! No, ragazzi. Non di nuovo. Non è pensato per essere schivabile. Non è pensato per essere schivabile. Mi sa che muoio, eh? Monster che dai se lo è. Quante di quelle robe ci sono qua? È scriptato, perché non si spiega se no. Cioè, non hai il tempo di renderti conto che compaiono e di schivarle. Oh. Questo è bello. Per... No, qui era impossibile. Cioè, l'hanno visto tutti, sorella. Cavoli. Porca troia, altro che cavoli. Dobbiamo trovare una via di sfuga. Ma va? Cazzo, questa Undyne è molto più incazzosa rispetto a quella di Undertale. Immagini la genocide. Vabbè. Mi sa che è finita, fra. Sì. Ciao. Oddio. Finito pure i dialoghi, piccoletto. Brava Undyne, hai salvato il mondo, grande. It's not fucking around. Una cosa mi sono scordato di chiederti, ma lassù in Belgio i tappini di plastica sono attaccati di prepotenze e battie, o nel resto del mondo sono rimasti normali? Ne ho usate poche di bottiglie di plastica in realtà, perché faccio a casa, ho la brita con una bottiglia di vetro e mi porto in giro la mia borraccia. Però no, quelle che ho visto di bottiglie di plastica, quelle poche che ho visto, hanno il tappo attaccato, anche loro all'anello intorno, ma che in realtà è una cosa super sensata secondo me, anzi io l'apprezzo, ti devo dire, perché almeno non lo perdi il tappo e in generale penso che aiuti la differenziata. Non mi ricordo esattamente in che modo, forse perché la gente semplicemente evita di perdere il tappo e di buttarlo dove non dovrebbe, ma insomma. C'era un tempo, mi ricordo, in cui tipo a scuola ti facevano raccogliere alle elementari, per dire, un sacco i tappi, e c'era la gara chi ne raccoglieva di più, perché venivano riciclati o qualcosa del genere. Pim pom pam pam pom pom pim pim pom. Ma vola, cioè... È bella la host, la vorrei sentire di più, ma mi sa che per ora non ci tocca. Proviamo a destra. Puttana, ladra, scrofa, maledizione. Ma è difficilissimo, tipo. Ho capito. Oh, Madonna. Ah, di qua. Veloce, nelle piante convenientemente piazzate lì. Pam. Comunque hanno rimescolato parecchio le carte in tavola anche qui, eh.
Bellissimo comunque lo sprite di Undyne qua. Piccolino. Lei mi ha toccato. Immagino che siamo entrambi fortunati allora, eh? Le cose sarebbero potute andare molto peggio se ti avessi visto. Yo, che stai aspettando? Ok. Ehi, so che ci siamo solo appena incontrati, ma... Non voglio che Undyne ti faccia del male. Perché non stiamo insieme per un po'? Vai, va bene. Dai, sarà divertente, godo. Sarò proprio dietro di te. Torniamo indietro subito. Hai fatto impalare Monster Kid, esatto. Ehi, questo posto mi dà un sacco di paura. Possiamo tornarci indietro? No. Stai zitto, devo esplorare tutto. Mica sono rimasti pure i buchi nel terreno. Magari qua c'è il segreto della vita, Monster Kid, vai a sapere. Questo è il futuro oscuro di... No, zitto, Katema. Ok. Va bene. No, che mi dicevi te, Ben? GG fatto per Monster Kid. Outer Tail Monster Kid per me comunque indossa il giaccone elegante. Sì, ma no, potrebbe essere anche un pigiama, ti devo dire. Bello è che prima c'eri anche già passato. Sì, ma infatti, ma non mi ricordo una sega, cioè non si vede nulla qui. Questa musica è il chill. Ma puoi beccare Goner Kid mentre vai a giro con Monster Kid? Sarebbe incredibile. Non so se ci sono i fan event anche qui, eh. Ah, comunque ho scoperto che il fatto che all'inizio del gioco, inizio, mettendo il nome Gaster, non si resetti, è voluto. E hanno scritto come meme: abbiamo corretto quello strano bug in Undertale per cui se metti il nome Gaster il gioco si resetta. Parte il segnale. Scrubi della banda della fonderia. Riporto il successo della maintenance, quindi della, come si dice, delle operazioni di controllo, non mi viene ora la parola, con Raddy. Ah, bene, sono contento che siete riusciti ad aggiustarlo. Nessun problema, grazie per essere 100% inutile. Perché sono tutti così rudi nei confronti di Alphys? Formaggio olografico. Il tavolo anch'esso è olografico. Beh, c'è anche un topo olografico in giro. Oh, merda. No, ma non davanti al salvataggio, Cristo. Sono mai stata in una battaglia prima, cosa devo fare? Cosa dovrebbe fare? Davvero? Magic! Non so come fare delle magie, però posso guarirti. Sì! Che bella idea! A cazzo di Buddha però! Ma vaffanculo! Avresti dovuto vedere... Quando ha provato a pulire... Ah, quando Washua, insomma, quello lì, ha provato a pulirmi il pranzo di scuola di dosso. Aspetta. Magic ancora. Prendi questo, grande. Ok, mamma mia, come ne sono uscito in modo elegante da questa fight. Fra Monster Kid muove la codina mentre lo vedi di spalle, che cute. Aspetta, ci devo far caso. Fammi salvare. Vagare sempre più in profondità nella fabbrica ti riempie di determinazione. Ah, è vero, che carino. E questi? Hover boots. Fanno fluttuare. Va bene. Non questo tizio. What the fuck? Cos'è? L'Aron di questo gioco? Rad Tile. Ok. Beh.
attacco 24 pesa 12. Un osservatore delle stelle con occhiali stellari. Genere preferito, Cryobit. Penso che vi sta capendo come funziona. Act. Oh, oh, so come funziona agire. Guarda, Monster Kid, ma perché sta... vabbè, perché sta combattendo con noi? È strana come cosa. Monster Kid si complimenta... ha complimentato lo specchio di Reptile. Si è sentito rispettato, l'attacco è diminuito. Studiami. Oh. La pancina. Molto carine le meccaniche di abbassamento dell'attacco, visto che sono tutti così alti. Sicuramente ha un cappello molto interessante sulla testa. Praise. Dice Reptile che è figo quanto un cocomero quantistico. Proprio così. No, e la mamma mia. Spanton, che l'è? Ma però è bello questo attacco, realtà. Ce l'hai fatta, possiamo andarci adesso? No. Ecco fatto. L'ho cosato? Sì, dovrei averlo flirtato. Ok, Jokington, bravo, è vero, sembrava Jokington. No, no, ho flirtato, flirtato. È stata l'ultima azione che ho fatto, in teoria. Poi al massimo penso che se ne incontriamo un altro si possa riflirtare. Mi piace anche Headcanon che Monster Kid indossa il pigiama, sì. Allora, per oggi direi basta, ci fermiamo un po' prima. Perché sennò poi tra una cosa e l'altra va a finire che io vado a letto troppo troppo tardi. Bro, se hai qualcosa su Discord, se no terminiamo qua. Plim plom plim plim plom plim plom plim plom plim plom 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 plim plom plim plim plom plim 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 plom plim plom plim plom. Ma bro, te tra l'altro hai non visto, non penso tu l'abbia voluto vedere, ma hai sentito di Pop Music? Ok, perfetto. Va bene, allora. Un po' anticlimatico come finale, me lo capisco, ma stasera va così. Devo anche un po' essere contento io. Comunque se alla fine quella Sophie voleva vendermi sicuramente della roba, probabilmente grafiche, ripeto, per Twitch, perché non sarebbe il primo, né sarà verosimilmente l'ultimo caso. Promuovete i vostri talenti, io da una vita che cerco di dire a Mist che deve farsi pagare per quello che fa, perché lo fa strabene, cazzo, e si merita di guadagnare per una roba che sa fare bene. Ci sono al mondo un sacco di persone che si fanno pagare per delle cose che non sanno fare bene, quindi sarebbe bene che invece lei e lui, che sa fare una cosa bene, si facesse pagare per farla. Io sì, fatti pagare Mist, davvero. Che è incredibile, perché se abbiamo un tono offensivo ma gli stiamo consigliando di fare una cosa che gli farebbe bene e non la fa. Mist, sei duro come veramente non lo so il mio computer in questo momento. Se gli tiro un cazzotto non si spacca, ma non glielo tiro, va bene? E niente, ranta contro Mist completamente a caso, coraggio. Ma fatti pagare, Cristo, te lo meriti. Uffa, va bene. Ragazzi, qua è tutto dal vostro Katema. Noi ci vediamo nella prossima parte di Outer Tale. E ricordate, stay determined. Bye!